Ragazzi di vita, il primo romanzo di Pasolini si apre con l'immagine simbolo del ferro bedò. Ferro bedò è la storpiatura dialettale romanesca di ferro beton, un'impresa di costruzioni che sorgeva nel quartiere popolare di Donna Olimpia, alla periferia di Roma. Siamo a Roma prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi presidiano la fabbrica abbandonata che gli abitanti del quartiere tentano di saccheggiare alla ricerca di ferraglia da rivendere per racimolare qualche soldo. È uno scenario simile a quello che vedremmo oggi in alcune zone del sud del mondo, come questa, in Honduras. Ho iniziato a lavorare in questa discarica quando avevo 6 anni. Per me la vita era dura. Venivo qui alle 6 del mattino, alle 8 di sera. La vita qui è dura. Devi sopportare il sole a picco, la pioggia, il freddo, gli incendi. Si diventa anemici, denutriti, che la fame è quello che ti uccide di più. Honduras è il secondo paese più povero dell'America Latina. 2/3 della popolazione vive in condizioni di povertà e di questi circa la metà nell'estrema miseria. Per i più poveri tra i poveri non ci sono molte alternative: la criminalità o la spazzatura per sopravvivere. Mi porto il materiale a casa e qui lo riciclo per poi venderlo. Noi Boteros raccogliamo bottiglie di plastica, carta, lattine, alluminio, quello che troviamo. Sono 23 anni che faccio questo lavoro. Non abbiamo diritti, diritto a niente, solo a ciò che raccogli.